E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo terzo episodio di Star Wars Jedi Fallen Order. Nello scorso episodio avevamo trovato i messaggi del maestro Cordova e abbiamo scoperto che questi era il maestro di Sir. In questo episodio andremo finalmente a sbloccare nuovi pianeti e possiamo scegliere quindi se andare sul pianeta natale degli Zeffo o se andare invece su Datomir. Tuttavia, da quello che ho capito, Datomir è una missione secondaria, di conseguenza andremo dagli Zeffo. Ah, Zeffo, il mio pianeta preferito. Deve essere dura quando uccidono tutti i tuoi amici. Anzi, li epurano, direi. Che c'è? Fa bene parlarne un po', no? Sì, è stato difficile, ma bisogna farci i conti. Dobbiamo ricordare gli errori del passato e cambiare certe cose, affinché non si ripetano mai più. Non mi sembri sicura che tutto andrà per il meglio. Infatti, ecco perché è importante adattarsi. Che sia un'intenzione o un'idea, dobbiamo essere pronti a cambiare. Bene, ragazzo, siediti, siamo arrivati. Tempesta niente male. Non è il momento migliore per atterrare. Già, c'è qualcosa di strano. Quei venti disturbano le comunicazioni. Cordova ha accennato a una pace nell'occhio del ciclone. E lì al centro vedo un insediamento. Bene, andiamo lì. Ah, ricevuto. Non morirai per un paio di scossoni, ragazzo. Se il vento non peggiora. Puoi dire a quell'ammasso di bulloni che non ho chiesto il suo parere? Stai tranquillo, è tutto sotto controllo. Sicuro, è solo una manovra un po' complicata. Ci siamo, reggetevi, reggetevi! Oh. Atterraggio perfetto! Grisi non sbaglia un colpo. Ma le comunicazioni sono ancora molto disturbate. Mi servirà tempo per ripristinarle. Intanto cercherò qualche traccia di Cordova. Bene. Ti contatto appena finisco qui. Cal, qua giù. Bel lavoro, Subogano. Più informazioni otteniamo su Cordova e gli Zeffo, prima potremo fermare l'impero. Ho sentito delle antiche civiltà, ma non so molto. So soltanto che Cordova era ossessionato dagli Zeffo. I loro insegnamenti gli erano preziosi. Anch'io ero affascinata dai misteri della galassia. Sbrigati, c'è molto da scoprire. Auguri. Ok, siamo quindi ufficialmente atterrati su Zeffo e andiamo a scoprire quali sono i segreti che caratterizzano questa strana popolazione che, da quello che ho capito, dovrebbe essere una sorta di fondatrice dell'Ordine dei Jedi. Nel frattempo off camera ho esplorato meglio Bogano, ho sbloccato qualche nuova strada e ho scoperto un posto in cui c'era, oddio, Paura Imperiale. E ho scoperto un posto in cui c'era un boss segreto, un boss nascosto, che però era veramente troppo forte, non ho osato. Aia, non ho usato batterlo, o perlomeno provarci. Cal, mi senti? L'impero, hanno trovato Zeffo. Se stessero seguendo la Mantis, adesso ce li avremmo già addosso. Che stiano cercando le tombe? Speriamo di no. Ho sistemato le nostre comunicazioni, farò lo stesso per introdurmi nelle loro. Contatto visivo con un bersaglio, là sotto! Sparo al bersaglio! Aspettiamo che sbagli! Oh, hello? Non penso che lo farò. Devo dire che non è per niente facile come sistema di combattimento, eh. Non mi sto trovando molto, molto a mio agio. Non so se è perché non sono abituato io o se è semplicemente perché si è magari fatto male. Però mentre invece il sistema della mappa di esplorazione mi piace molto, è molto interessante perché ti permette di girare un sacco di posti da solo, di esplorare.
come per esempio questa cassina qua, il sistema di combattimento non mi fa proprio impazzire. Cos'è BD1? Abbiamo trovato un emettitore. Ah, tra l'altro ho anche visto quella roba che avevamo trovato nello scorso episodio, di che si trattasse, e essenzialmente sono parti della spada laser, in realtà quelle che ho trovato erano prese dalle spade laser dei film, quindi un pezzo era della spada di Luke, mentre un pezzo era della spada di Obi-Wan. Però sinceramente l'ho trovati talmente piccoli che non è che sia chissà quanto utile andare a modificare la spada laser alla fine, se non per quanto riguarda il colore. Ok, allora, piano, molto piano, 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 ci sto prendendo la mano, ma molto, molto lentamente. Diciamo che da quello che ho capito è molto utile il sistema delle parate. Porca miseria, questo non l'avevo manco visto. Perché essenzialmente con una parata possiamo one-shottare il nemico. Vedete, ragazzi, che il pianeta è stato completamente invaso dall'impero, anche se non sappiamo per quale motivo. Da quello che ho capito, gli Zeff sono una razza antica e di conseguenza sono una razza che ormai si è estinta. Di conseguenza il pianeta dovrebbe essere disabitato a rigor di logica, anche se... Oddio, non ho meditato, mi sono dimenticato che meditando respawnano tutti i nemici. Quindi bisogna anche vedere per quale motivo l'impero ha invaso il pianeta. Spero di sbloccare presto anche il braccio connettore per DB1, perché ci permette di aprire queste casse che sono disseminate in giro e di interagire con particolari pezzi meccanici. Come penso il ponte che si possa abbassare, tutto insomma, in generale pezzi che appunto ci possono aiutare a sbloccare nuove strade. Vedete, comunque il gioco è molto vario, oh porca miseria, anche questo è un capriolo di montagna. Dicevo, il gioco è molto vario perché non ci sono solo fasi di combattimento oppure solo fasi platform, porca miseria. Non ho capito chi è che mi spara sti razzi. Ah, ok, c'è quell'infame lassù in cima. Ma io li posso rilanciare i razzi a quello? Minchia, una sega. Dicevo, comunque, il gioco è molto vario perché non ci sono solo fasi di combattimento, oppure solo fasi platform, oppure solo fasi di enigmi. Però è tutto diciamo, messo insieme, tutto mescolato in modo da darci un gameplay vario. Quanto cavolo è estesa la mappa. Cioè, c'è veramente tanta, ma tanta roba da esplorare. Noi dobbiamo arrivare... là, cioè... Ok, non è per niente facile. Ci ho messo un pochino a fare sto pezzetto in cui c'erano più nemici. Non è per niente facile, raga. Cioè, perlomeno non è facile per me che sono abituato, cioè che non sono abituato a giocare ai Souls-like. Però evidentemente penso che il sistema di combattimento sia un po' questo per tutti i giochi di questo tipo. Magari chi gioca a Sekiro mi dice sì, è una cagata. Però per dirvi, sono abituato a uno stile di gioco molto più frenetico, come può essere per esempio quello di Spider-Man, in cui... delle novità. Che cosa sanno? Nessun accenno a Cordova. L'impero non sa che è stato qui. Allora siamo in vantaggio, per ora. Ok, ottimo, l'impero non sa di Cordova. Dicevo, sono abituato a uno stile di gioco molto più frenetico, come può essere quello di Spider-Man, in cui, diciamo, porca miseria, ma che paura, pensavo fosse un animale nuovo. Dicevo, in cui non è particolarmente importante magari fare tutte queste cose delle parate, le schivate, ma basta che vai lì, picchi, schivi in certi momenti precisi e ti ritrovi abbastanza bene. Qui purtroppo non ci possiamo passare senza avere la spinta della forza, infatti. Penso che comunque la sbloccheremo a breve, perché dovrebbe essere uno dei poteri più importanti di Cal, ma se non riesce a stare in piedi su una roccia, dubito che riesca a rompere una porta. Più avanti c'è una tempesta. Qualcosa ha disattivato le attrezzature imperiali. Sento che qualcosa mi spinge lì, oltre la tempesta. Segui il tuo istinto. Questa cosa della tempesta è intrigante. Potrebbe non essere una tempesta solo naturale. Questa era una delle scene che avevamo visto all'interno del trailer. Vedete che le figure dei Keffo sono ovunque. Ok, era un ascensore. Che non so dove ci porta. Sono nella tomba. È enorme. È l'impero? Qui non ce n'è traccia. E riguardo a Cordova?
Non so bene cosa dovrei trovare. Lui è un po'... eccentrico? Non dirlo a me. Ma non ci avrebbe mandati qui per niente. Non escludere nulla. Amico mio, credo che questo sia il più antico sito Zeffo che abbiamo scoperto. Nonostante le mie riserve, non posso togliermi dalla testa la cripta su Bogano. Le sue visioni hanno plasmato la direzione di un'intera cultura. Devo capire perché. Bisognerà poi esplorare anche questo aspetto del... Che schifo, che stai a fare? Io non ci vado addosso nel dubbio. Bisognerà, dicevo, esplorare poi questo aspetto anche del fatto che Cordova era comunque il maestro di Sir. Quindi magari che sia legato all'avvenimento che l'ha allontanata dalla forza. Raga, è incredibile, i Jedi non sanno saltare. Ok, e siamo di fronte, ragazzi, al nostro primo tranello. Dovremmo spostare questa palla. Il problema è che senza la spinta della forza la vedo un po' dura. Ma possiamo farlo aprendo... Ah, ok, aprendo questi... questi cunicoli da cui esce l'aria. Abbiamo spaccato la porta. Ah, fico. Ok, penso di aver capito meno male come deve funzionare. E intanto fatemi entrare qua dentro. Qui ce n'è un'altra. E adesso aprendo questa possiamo semplicemente mettere la palla lì sul... Oddio. Paura, pensavo di aver fatto danni. E questo mi sembra un eco importante. Gli Zeffoli usavano nei rituali di meditazione. Addestravano utilizzatori della forza. Vedete che quindi il, come avevo già detto, gli Zeffo essenzialmente sono un po' i fondatori dell'ordine dei Jedi. Sono stati i primi a controllare la forza. Oh shitone. Questo si muove. Ah! Help! Che è Iron Man questo? Io come lo ammazzo? In realtà è abbastanza scarso rispetto ad altri bersagli. Solo che non capisco se gli posso parare i pugni. Quanto pare no. Aiuto! Spendi uno! Mi sa che si è offeso perché gli ho detto che era scarso. Finiamo così che è meglio, eh? E qui, ragazzi, penso che sbloccheremo la spinta della forza. Concentrati. I Jedi non cercano lo scontro, ma vi si oppongono. La forza è lì per farci da scudo. Gli ostacoli che incontri definiscono il tuo cammino. Ciò che si oppone al cammino ne diventa parte. E adesso, provaci di nuovo. Siamo R2 per la spinta della forza, easy. Continua. Più veloce. Non ci ho preso. Supera la prova. Oh, finalmente abbiamo sbloccato anche la spinta della forza. Possiamo abbattere muri su muri, spaccare tutto. Amico mio, da un'occhiata ai segni su questa corteccia. Le sue striature peculiari. Non può essere che un albero Vrosher di Kashyyyk. È giunta l'ora di chiamare un vecchio amico. Se gli Zeffo avevano contatti con Kashyyyk, ci sono buone probabilità che il capo tributo Tarful ne sia a conoscenza.
Ah, per chi non lo sapesse, Kashyyyk è il pianeta dei... degli Ewoki, ovvero la razza di Chewbacca. Sono vulnerabili durante gli attacchi potenti, usano aspetto per interromperli. Ok, capisco. Quindi mentre fa quella roba devo interromperli con gli attacchi. Non volevo aprire la porta. Non ho capito. Gli devo sfasare la pallina. Ok, non è semplicissimo comunque, continuo a dirlo, non veramente non è facile. E non vorrei dire una cagata, ma Tarfur, quello che ha detto, che ha nominato il maestro Cordova, dovrebbe essere, se non sbaglio, un amico di Chewbacca che si vedeva nell'ultimo Star Wars. Che non è l'ultimo in realtà, ma è il terzo della seconda saga. Questa porta devo spaccarla con la palla. Forse, potrei anche usare l'intelligenza ogni tanto. E questa non so dove l'ho messa. Questa dove la sto spingendo? Ah, ok, l'ho portata di sopra. Bene. Vedete, c'è anche la possibilità di chiedere un suggerimento di B1. Che in realtà non so come posso aiutarci, però essenzialmente ci dà dei consigli. Cioè, è Cal che parla, ma di B1 in teoria ci dovrebbe dire cosa fare. Porca ragazza. Allora, quello che ho capito, dobbiamo portare la palla dall'altra parte. Il problema è che se noi spostiamo questa palla, questo coso si abbassa. Quindi forse dobbiamo spostare un'altra palla. Ah, ok, possiamo passare da di qua. Questo lo possiamo buttare giù. E qui noi possiamo tipo correre un botto. No, non è vero. Qui ci possiamo mettere la palla. Ok, altro che suggerimenti di B1, raga. Qui siamo studiati, ma che pensano? Ok, adesso dobbiamo far arrivare la palla di là. Quindi molto semplicemente la spingiamo. E la facciamo andare di qua. Vai pallina. Dobbiamo piazzarla qua, quindi direi che ci mettiamo qua e quando arriva la spingiamo. Vai, 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 vai. Ok. Ottimo. Mi sta piacendo questa cosa delle palline da buttare in giro. Ok, e qui torniamo dove eravamo prima. E a questo punto, buttando giù la palla, suppongo che possiamo poi tornare sopra. E infatti. Trovato niente? Gli Zeffo andarono su Kashyyyk. Cordova ha parlato di un certo Tarful. Ah, un capo tribù Wookie. Erano vecchi amici. Credi sia ancora vivo? C'è solo un modo per saperlo. Dobbiamo andare su Kashyyyk. Ci rivedo tantissimo la struttura di Spyro in queste mappe. Perché sono molto... Oddio, ci ho avuto una paura. No, scherzavo. Dicevo, sono veramente labirintiche. Poi alla fine bisogna sbloccare sempre la scorciatoia che ti permette, una volta completato il livello, tra virgolette, di poter poi rifarlo e ripassare senza problemi. Oh porco, ma che è? Oh. Oddio, un gorillone brutto cattivo. Fuggi. Questo è grosso, raga, eh. Aia. Penso che non possiamo nemmeno parare i colpi di quest'uomo. Vediamo. Sì, possiamo, ma ci dà veramente tantissimo. Fuggi, ok. Ciao nel braccio, ciao nella gamba. E io direi che il tipo è morto. Ok, ho trovato finalmente l'ascensore giusto.
con cui possiamo tornare finalmente alla Mantis. Ehi, Sierra, sono sotto uno scavo imperiale. Si sono spinti più in là del previsto. Ora abbiamo altri problemi. L'impero ha capito che sei il Jedi di Bracca. Proprio ora stanno cercando la Mantis. Non potete spostarla? Troppo rischioso accendere il motore. Lo scarico d'energia attirerebbe subito l'attenzione. Tornerò il prima possibile. Fantastico, quindi hanno capito chi siamo e quindi probabilmente ci manderanno qualcuno di adatto. Qualcuno che faccia parte degli epuratori. Oppure una TST. Cal, un camminatore ci attacca e abbiamo le armi fuori uso. È lui? Digli di portare qui le sue... Resistete, sto arrivando. Ok raga, TST è... figata. Questa battaglia contro la TST si era già vista anche nel trailer e essenzialmente bisogna utilizzare le bombe che ci lancia respingendo i colpi, perché sono quelli che ci fanno più male di tutti. Questi possiamo solo schivarli, penso. E ciao, bombe a te. Ok, vai giù. Non è andato giù. Ma se gli tirassi una spada laser, secondo voi? Ah ok, posso uccidere un altro delle spalle laser, allora è morto, vai. Non è proprio ottimale andare a picchiare una TST con la spada laser, però... A noi che c'è... Oh, all'ufficiale giustamente che lo guidava. Che era una pippa. Poverino. E ok, abbiamo finalmente concluso anche questo episodio. Andiamo nella Stinger Mantis e vediamo. Bel lavoro lì fuori, ragazzo. Ehi, tu sai davvero come muoverti? Ah. Dimmi solo che questa visita non è stata inutile. Ho trovato la tomba di un saggio Zeffo. Usavano la forza, di sicuro. Una civiltà di utilizzatori della forza scomparsa nel nulla. Capisco perché il maestro Cordova ne era così ossessionato. Hai scoperto altro? Prima che sparissero, gli Zeffo avevano viaggiato sul pianeta Kashyyyk. Oh. Cordova aveva un amico Wookiee di nome Tarful. Forse possiamo trovarlo. Kashyyyk. Oh, senti, le cose vanno parecchio male laggiù. Già, l'impero ci sta andando giù pesante con quei Wookiee. Prepariamoci allo scontro, allora. Trovo che questo stile di vita ti si addica. Abbattere quel camminatore ti ha reso più sicuro. Allora, come va? Te la cavi? Intendi con la forza? Sì, con la forza. Hai detto che può sopraffarti. Ancora non mi sono fatto uccidere. Meglio non parlarne. Sì, certo. Ti capisco. Più di quanto tu creda. Perché hai scelto di smettere di usare la forza? Quando l'epurazione iniziò e le nostre truppe di cloni si sono rivoltate, la mia Padawan e io abbiamo preso degli allievi e ci siamo nascosti, ma non è servito a niente. La pattuglia imperiale stava per scoprire la nostra posizione, così ho cercato di allontanarli dalla mia Padawan, Trilla. Era rimasta indietro con gli allievi, ma loro mi hanno presa e mi hanno torturata. Volevano sapere degli altri, quanti erano, ma soprattutto volevano sapere di Cordova. Dove era andato? Ma sei scappata. Sì, ci fu una rivolta in prigione. Era la mia opportunità e l'ho afferrata al volo. Io non sono più la stessa. Qualcosa dentro di me si è spezzato per sempre. La tua Padawan. Lei è sopravvissuta? No. Per questo non possiamo arrenderci. Non possiamo lasciare che il sacrificio dei nostri cari sia stato inutile. Ok, quindi... Sappiamo un po' più della storia di Sir. Appunto, parlava dei cloni che si sono rivoltati, perché l'epurazione è avvenuta durante la guerra dei cloni, che appunto sono stati ordinati dalla vecchia repubblica, quindi dall'attuale impero, ed erano fedeli all'imperatore, ovviamente, che al tempo era il cancelliere supremo. Di conseguenza, non appena è stato emanato l'ordine 67, le truppe dei cloni si sono ribellate e hanno ucciso tutti i Jedi che appunto stavano accompagnando in missione.
in particolare per sé è stato diverso perché la perdita della sua Padawan, posso capire che diciamo è stata una responsabilità a cui è dovuta venir meno. Detto questo, ragazzi, direi che per questo episodio possa anche essere tutto. Nel prossimo episodio andremo su Kashyyyk a trovare Darfur. Vediamo se è quello di cui parlavo io, quello di cui mi ricordo. Detto questo, direi che se il video vi è piaciuto, lasciate like, commentate, condividetelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tantissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.